Il D-Day, come è passato alla storia, il 6 giugno 1944 è stato ricordato in Normandia la presenza di quasi 5.000 persone, tra cui vari capi di Stato. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è arrivato in Francia per il primo di 4 giorni di visita. Sono trascorsi 80 anni da quel giorno, dallo sbarco degli alleati in Europa. Lo sbarco riversò quasi 160.000 soldati, tra cui 70.000 statunitensi, su 5 spiagge del nord-ovest della Francia e avviò la sconfitta dei nazisti e la fine della Seconda Guerra Mondiale. Previste cerimonie per tutto il giorno, inclusa quella principale guidata dal presidente francese Emmanuel Macron a Omaha Beach. Presenti anche Re Carlo III, il principe William, il premier britannico Rishi Sunak, che ha voluto ricordare gli eroi del D-Day. Tra le altre personalità in Normandia, anche il presidente ucraino Zelensky, protagonista di colloqui diplomatici tra i leader mondiali dopo le commemorazioni. Questo anniversario cade infatti in un momento in cui la guerra è di nuovo in Europa, con le minacce di Putin avvertite ben oltre l'Ucraina.